Bene ragazzi, oggi ho preparato un video per voi. Voi che vi siete avvicinati da poco all'hip hop o che non sapete molto delle radici di questa cultura e che avete bisogno di conoscere le leggende di cui parlerò in questo video. Capisco che è un video ovvio, per un rapper navigato è un video ovvio. Anch'io girandolo mi sentirò preda dell'ovvio perché nominerò dei nomi che è impossibile non conoscere. Effettivamente i più piccoli magari non li conoscono. O quelli tipo: io ascolto l'hip hop. Figo, chi ascolti? Fabri Fibra, Guè, Fedez e Clementino. E poi? E che ce ne sono altri? Inoltre, ovviamente, questo video ho cercato di ridurlo il più possibile perché leggenda chiama leggenda. Quindi probabilmente ci sarà una seconda o addirittura una terza parte perché non potevo metterli tutti in un unico video. Anzi, ne ho dovuti mettere 11 perché già da questa avevo sfoltito così tanto che ho detto basta, invece di 10, 11. E prima di iniziare è doveroso ringraziare Gian Lemon che mi ha dato l'idea di fare questo video e sì, hai ragione, andava fatto. Io ogni volta do per scontate le cose, ma questo video va fatto. Iniziamo con i sangue misto. Ora io volevo fare un unico pacchetto, ma praticamente tutte e due le volte ne parlavo per 10 minuti. Quindi, per rispetto anche dei componenti di questo meraviglioso gruppo, facciamo che li spezziamo. Neff. Sì, mi sembra stupido dover fare questo discorso, ma effettivamente questo video è per i più piccoli. Quel Neff, quello che conoscete benissimo. Praticamente è una delle leggende più grandi nella storia del rap italiano, sia come producer che come MC. È uno di quelli che a inizio anni 90 ha cambiato completamente le regole del gioco. È uno di quelli che veramente ha portato l'hip hop a livelli stellari. Anche perché io, ascoltando album come 107 Elementi, come I Messaggeri della Dopa, mi rendo conto che lui era già troppo avanti. Il suo ultimo album, Cico Pisco, è la cosa più futuristica che ho mai sentito nella mia vita. Ovviamente voi l'ascolterete e direte: ma rap old school. Ma la prima volta che l'ho ascoltato, che comunque io l'avrò ascoltato nel 2002-2003, già pensavo: ma questo genio come faceva a essere così avanti vista l'epoca? Perché nell'epoca in cui Neffa faceva queste robe super soul, super musicali, super orecchiabili, raga, aspettando il sole, aspettando il sole. Che oggi è un pezzo old, ma per il 94 e per l'identità del rap italiano era una bomba. Era la cosa più totale del mondo. Ad oggi Neffa fa tutt'altro genere di musica, anche se a mio avviso molti dicono si è dato al commerciale. Ha comunque un ottimo gusto e senza dubbio non è un cantante venduto da 1,50 euro. Deda, che è il proto MC per eccellenza, perché Deda. Stiamo parlando di una persona che è arrivato a livelli metrici e stilistici 20 anni prima degli altri in una maniera incredibile. Per me Deda è il proto MC, l'MC perfetto per l'epoca e la totalità. Ha militato non solo nei Sangue Misto, ma anche in gruppetti come Isola Post All Stars e Melma e Merda insieme a Chaos One e Shonno, di cui a breve parleremo. Comunque resta tutt'oggi attivo nel mondo della musica sotto lo pseudonimo di Katsuma o Katsuma.org, con delle raffinatissime produzioni funky ed electro. Andatevela a cercare perché merita moltissimo. E Dulcis in fundo, l'unico dei tre che è rimasto sempre attivo nella musica hip hop. A molti considerato un artista controverso, vogliamo dire, per il suo modo di rappare molto, molto, diciamo, parlato. È un modo di rappare molto particolare che alcuni apprezzano, altri apprezzano un po' meno, ma io personalmente apprezzo un sacco perché riesci a immedesimarti nel viaggio in una maniera che i rapper di oggi non ce la possono fare né ora né mai. Cioè, praticamente ascoltando i suoi brani ti perdi nella sua voce e niente, ti può fare. Per me Graff è sempre stata la musica da viaggio più da viaggio a livello di pop italiano. Come dicevo, ancora musicalmente attivo, il suo prossimo album dovrebbe intitolarsi Le conseguenze del bene e dovrebbe uscire nel 2017. Molti lo aspettano più dell'album di Mezzosangue. Sean, altro membro degli Isola Posse, Sean era il rapper che mi incuriosiva di più quando ero piccolo. Perché rappava in inglese. Allora, in seguito ho scoperto che moltissimi rapper italiani all'inizio rappavano in inglese. Ma Sean,
mi affascinava di più perché sempre che rappava in inglese. Per esempio nel disco di Fritz the Cat c'era sto tizio che rappava in inglese. E il disco Melma e Merda c'era sto tizio che rappava in inglese. Cioè mi triggerava un sacco la curiosità di chi fosse questo signore che insieme agli italiani rappava in inglese. Cioè quando ero piccolo diventavo scemo ogni volta che partiva Sean. Andatevi a recuperare tutti i progetti dove c'è Sean perché... meraviglioso. Comunque, dopo essere diventato il cantante degli Smoke, un gruppo di musica reggae, a quanto risulta sull'internet, ad oggi è capo della Video Rides, una società che produce contenuti video di vario genere. E visto che stiamo spacchettando i gruppi, concludiamo con l'ultimo membro dei Melma e Merda, Chaos One. Questo video non è rivolto a voi, ma chi mi segue da tanto tempo sa che per me Chaos non è un rapper, per me Chaos è uno stato mentale, per me Chaos è un'idea, per me Chaos è un modo di essere. Per me Chaos è veramente tutto questo. Da quando avevo 9 anni è sempre stato il mio rapper preferito. Io odio dire lui è il mio rapper preferito, ma Chaos per me è tutto questo. Io sono sempre andato pazzo per Chaos. Ad ogni modo, in questi anni anche lui, nonostante la lunghissima carriera, è sempre stato attivo. Il suo ultimo album, Coupe de Grâce, Coupe de Grâce, il mio francese fa cagare, Colpo di Grazia, è uscito nel 2015, senza nessuna pubblicità né niente, te beccate per Colpo di Grazia, e buonanotte. Grande Chaos, se non lo conoscete andatevelo a recuperare. DJ Luigi, come si può dire io rap italiano? Senza conoscere DJ Luigi. DJ Luigi, un MC con quella voce troppo fresh, con quel funk, perché raga, veramente il funk che c'aveva DJ Luigi e che c'ha perché è ancora in attività, raga, è una cosa pazzesca. Andatevi a cercare specialmente le sue collaborazioni con Fritz the Cat, che Non c'è limite allo show è uno dei brani più belli mai partoriti dal rap italiano. E comunque è da notare anche che DJ Luigi è stato anche un grandissimo promoter. Vedete il To The Beat? Dietro il To The Beat c'era anche DJ Luigi. Ancora ad oggi è in attività, suona in giro per l'Italia e raga, se non lo conoscete andatevelo a cercare perché non sapete cosa vi state perdendo. Avete presente il rap leggero del cavolo che parla tutto la tua tipa, la mia erba? Ecco, l'UX è tutto quello che è il rap fatto da gente col cervello. L'UX era il simbolo del rap di protesta. I testi crudi, i testi veri, nessuna finzione. Il keep it real italiano più assoluto. Vi basti pensare che il suo ultimo album in studio, La realtà, la lealtà e lo scontro, praticamente lui si è battuto contro se stesso per non fare video, per non fare singoli e per non fare promozioni. Ha cacciato via l'album e ha detto non mi fate fare niente perché lo star system mi fa schifo. Ha mandato a quel paese anche nella vita reale tutto questo sistema schifoso che abbiamo. Anche se la sua ultima apparizione è piuttosto recente nel brano A ferro e fuoco di Abban. Mettiamoci un po' di napoletananza. La famiglia. Io non posso credere che esista qualcuno che dice io ascolto rap italiano e non conosca la famiglia. La famiglia purtroppo ha un curriculum molto piccolo, soltanto 2 dischi, 41esimo parallelo e Pacco, usciti rispettivamente nel 98 e nel 2004. Ma 41esimo parallelo non è un album rap, è l'album rap. È una delle cose più belle mai partorite dalla scena rap italiana. Il video che state vedendo, per esempio, Odissea, è veramente, non lo dico per me, uno dei brani più belli mai partoriti da mente italiana. Non parlo solo di pop, di musica. Il collettivo era composto da DJ Simi, Polo e Show One. La loro ultima apparizione è nei Messaggeri del Vesuvio di Clementino. Colle del Fomento. Quando dico Colle del Fomento sto a dire funk romano. Cioè anche loro, come cavolo fai a dire ascolto rap e non conosci i Colle del Fomento? La loro formazione originale era Danno Masito e il producer Ice One. Quest'ultimo sostituito negli ultimi anni da DJ Baro. Perché Colle del Fomento sono troppo, è come se devo andare a spiegare a un pizzaiolo che cos'è la farina. I Colle del Fomento sono
in maniera estrema la storia, sono stati sempre attivi. Anche loro non hanno avuto un curriculum molto grosso. Gli album sono tre: Odio Pieno, Scienza WH e Anima e Ghiaccio. Hanno fatto tre dischi, ma hanno una carriera da paura. Specialmente il Danno ha fatto featuring con mezzo mondo, hanno fatto 10 miliardi di concerti. Come si fa a non conoscere i Collider? Mi sento uno stupido a parlarne. Comunque cercherò di essere più veloce rispetto ai Sangue Misto che li ho spacchettati. Danno è presente ovunque, ha vinto il To The Beat, ha fatto tutto, ha collaborato con tutti. Anche Masito, se in maniera un po' minore rispetto a Danno, ha collaborato con tutto il mondo. E Ice One ad oggi ha un progetto con il rapper Don Diego. Quindi diciamo sono ancora tutti attivissimi. Cioè pensate, l'ultima apparizione di Danno e Masito è del 2017 in Kill Phil volume 2. Cioè, ripeto, hanno un curriculum piccolo, ma in realtà hanno fatto tutto, continuano a fare tutto e non si fermeranno mai. Giocassano. Per me Giocassano non rientra nelle leggende per quello che ha fatto, ma per quello che non è riuscito a fare. Il rapper più compianto d'Italia, perché aveva un talento, una particolarità nel modo di rappare così incredibile che la domanda di tutti è sempre la stessa: se sto ragazzo non ci fosse stato portato via, a quest'ora cosa avrebbe potuto fare? Purtroppo il poco materiale che ha inciso è reperibile nel suo unico disco, Dio l'ho dato. Ma è ben poco, cioè sono soltanto praticamente effettivi 4 brani, poi ci sono remix, tributi. Raga, questo ragazzo avrebbe potuto mangiarsi il mondo, ma purtroppo noi non lo sapremo mai perché se n'è andato prematuramente. Quindi sì, Gio, tu rientri nelle leggende, non per quello che hai fatto, ma per quello che purtroppo non sei riuscito a fare. Riposa sempre in pace. Ed eccoci all'11ª leggenda, che poi, considerando che non ho spacchettato la famiglia e Colle, sarà la 15ª leggenda. Comunque, Speaker Demo o Speaker Dimo, io l'ho sempre chiamato Speaker Demo. Raga, io non parlerò di niente, parlerò soltanto di una cosa: Sfida il Buio. Sfida il Buio è il pezzo rap più rap che l'Italia abbia mai ascoltato. Ma hip hop, non rap. Non è una... è una canzone dannatamente hip hop. Che è... cioè, lo sai quando tipo la tua ragazza ti dice fammi sentire una donna? Ecco, tu devi fammi sentire un b-boy e metti su Sfida il Buio perché profuma di hip pop italiano, profuma di stile, di conoscenza, di cultura hip hop italiana, è un gioiello, è una pietra miliare. Raga, non potevo non citare questo brano. Cioè, Speaker Demo non ha fatto chissà tutte le cose, 10.000 dischi, robe, ma con un brano ha creato qualcosa di incredibile. Andatevi a recuperare questa canzone, perché la canzone, l'inno del b-boy, è una cosa incredibile. Ha proprio un'atmosfera, un... incredibile. Bene ragazzi, il video è finito. Vi ripeto che ne farò un altro perché ho messo troppa gente importantissima, ma non potevo fare un video di 5 ore. E niente, tante grazie ancora a Gian Lemon. Qua sotto vedete tutti i miei social, seguitemi, stalkerizzatemi. Ci vediamo la settimana prossima.